Thank you.
Della sofferenza e della violenza, e quindi è un'immagine particolarmente cara a tutti quelli che si trovano nella sofferenza del corpo ed anche dell'anima. Lo raccomandiamo alla Madonna in questo momento in cui è venuto qui nell'ospedale di Padre Pio, gli ammalati della medicina, quelli della geriatria, perché in ciascuno di noi la consolazione del cuore e la capacità di vivere la malattia come noi al Signore per i tempi della vita. Salve Regina. Madre di misericordia, piena dolcezza e speranza nostra salve, a te gloriamo, Gesù di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O sussurra, avvocato nostro, rivolgi a noi
abbiamo i tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo che sia Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, come membro di la voce di Maria. Maria Santissima di Gesù, prega per noi. Thank you.
bocca aperta. Grazie.
Diamo il benvenuto alla Madonna Maria di Sestacova con un caloroso battimano. La gioia, il piacere, direi l'orgoglio di avere qui in questa nostra chiesa, in questa nostra casa sul Chievo, l'immagine della Madonna vera, la Madonna di Jasnagora. Jasnagora significa montagna luminosa. Ha lasciato quella rimedia della propria ed è venuta la montagna del sole, la montagna luminosa di Fabriano. E in modo particolare qui, a San Giovanni Rotondo, che direi proprio nel cuore della montagna del sole, la montagna luminosa. E vogliamo sperare che lei si senta qui anche tra di noi, a casa sua. Sulla montagna ugualmente luminosa, circondata dalla devozione, dalla venerazione, dall'amore di tanti fedeli che la onorano come la madre nostra, la madre di tutti, perché è la madre di Gesù. Ma la Madonna di Sestacova non è una Madonna legata a un luogo, perché oltretutto è la Madonna di Giovanni Paolo II. E Giovanni Paolo II è il padre che più di ogni altro si è, come dire, incontrato, inteso, amato il Padre Dio. Ed era giusto che la Madonna di Giovanni Paolo II venisse qui nel luogo della casa sollievo della sofferenza voluto da Padre Dio proprio tra le rocce bianche di questa montagna del sole. Naturalmente ringrazio il direttore del santuario che ci ha concesso per un giorno di avere la nostra Madonna anche qui. Potevano andare là, ma gentilmente ce l'ha fatto portare qui per sentirla ancora più vicina. Quindi una raccomandazione, non la lasciamo solo in queste circa 24 ore che parliamo con noi. E noi vogliamo pregare la Madonna per tutti i nostri bisogni dell'anima, del corpo, bisogni personali, bisogni della famiglia, e soprattutto per gli ammalati e l'intera casa sollievo della sofferenza che ha bisogno di un sostegno particolarmente forte in questo momento di rinnovamento. E allora noi adesso come comunità della casa sollievo vogliamo dire alla Madonna un bouquet di fiori, di fiori di rosa. La rosa è il fiore della Madonna, la rosa mistica. E due lampade per indicare la nostra devozione e la nostra venerazione, la nostra preghiera che in questi giorni sia sempre qui ai suoi piedi, anche se non ci stiamo fisicamente. Noi lasciamo questi fiori e queste lampade a rappresentarci ai piedi.
accompagna questo omaggio memoriale alla Madonna di Gesù. Chiesa di Casa Sollievo della Sofferenza, opera meravigliosa che ci ha lasciato il tuo grande figlio, San Pio di Altopiacina, e che il tuo servo e Papa, San Giovanni Paolo II, ha visitato più volte. Tu sei la regina della Polonia, grande nazione cristiana, dalla storia molto travagliata, che solo con la tua protezione e stringendosi a te ha potuto salvare la sua fede e conservare la sua cultura, la sua unità e la sua identità. Anche noi oggi ci affidiamo a te e sull'esempio del tuo servo Giovanni Paolo II vogliamo essere totus tuus, totalmente tuoi. Ti affidiamo in modo particolare questa grande opera che San Pio ci ha donato, perché continua a essere faro di fede e di scienza al servizio dei fratelli a noi, secondo gli ideali che il fondatore ci ha trasmesso, orgogliosi di lavorare nell'ospedale di Padre Pio per il bene degli ammalati e di tutta la comunità, senza lasciarci prendere dalla voglia del profitto e degli interessi personalisti. Ti preghiamo per tutti gli ammalati della Casa Sollievo. Fa che avvertano la tua materna presenza e possano ricevere sollievo nella loro sofferenza. Sostegno e forza per superare il momento della prova. Serenità per continuare a vivere e a sperare. Ti offriamo questi fiori che deponiamo ai tuoi piedi. Vogliamo che essi ci rappresentino oranti ai tuoi piedi. Nelle litanie ti invochiamo quale rosa mistica. Perciò noi ti offriamo rose bianche, come la purezza del tuo cuore di Vergine Madre, rose rosse, come il sangue versato per noi dal tuo figlio Gesù, e frutto della violenza dei cattivi di ogni tempo, e di cui tu porti segni sul tuo bellissimo volto, dolce e triste, allo stesso tempo. Ti diciamo grazie, o Madre Celeste, per il dono della tua presenza qui, tra gli ammalati. Grazie per la tua materna benedizione. Grazie per questi momenti di gioia che ci hai regalato in questi giorni. Ti vogliamo molto di bene. Amen. Alleluia. Piena di grazie, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima, dice Spacova, prega per noi. Ringraziamento a tutti voi che siete presenti qui numerosi, agli allievi e a tutti gli infermieri e altro personale, a tutti quelli che si sono adoperati per accogliere bene le vostre.